Ho letto questo piccolo libro di English Call dal titolo La rosa bianca. L'editore è Itaca, mentre la traduzione è di Marcella Ravà e Valentina Gallegati. L'introduzione è di Tania Pischke. Un po' di tempo fa mi ero chiesto: ma in Germania ci fu oppure no una qualche forma di resistenza al nazismo? Una di queste forme fu proprio la rosa bianca. Inge è la sorella sopravvissuta a Hans e Sophie Scholl, che assieme al loro amico Christoph Probst furono arrestati e ghigliottinati per avere distribuito dei volantini che invitavano i cittadini di Monaco a ribellarsi. Ma quello fu il punto di arrivo di un cammino iniziato tempo prima, all'interno della gioventù hitleriana. Come milioni di altri giovani, Sophie ha 12 anni e suo fratello 15 quando entrano, appunto, nella gioventù hitleriana. Perché è bello far parte di qualcosa di grande, qualcosa che renderà di nuovo grande la Germania e al quale tutti, proprio tutti, sono chiamati a dare il loro contributo. E poi le marce, i campi a contatto con la natura, tutto è meraviglioso, vivo, vitale. Solo il padre dei ragazzi avverte: sono lupi. Hitler è come il pifferaio di Hamelin e porterà la Germania al disastro. Ma i ragazzi non gli danno retta. A quell'età nessuno porge ascolto a quello che dice un padre. E poi c'è da rifondare la Germania. Qualcosa inizia a scricchiolare, però. Per esempio, perché gli ebrei no? Ma ci si passa sopra. Sarà un momento, poi anch'essi potranno unirsi. Hans Scholl ama cantare canzoni popolari tedesche, ma anche russe e norvegesi. Riceve dai capi l'ordine di cantare solo canzoni tedesche. Perché? Sono così belle quelle degli altri paesi. Si devono cantare solo canzoni tedesche. Hans va a Norimberga, dove finalmente potrà incontrare i grandi capi del nazismo, conoscere i suoi miti. Un'esperienza deludente. Si tratta di persone uniformi, tutte uguali, che pensano e fanno quello che gli si dice, senza alcun vero slancio, senza alcun amore per la libertà, ma mossi soltanto dal desiderio di compiacere i forti, i potenti, i capi. I fratelli Scholl capiscono che forse il loro padre non ha tutti i torti. Forse si tratta soltanto di resistere, di fare ancora qualche compromesso e le cose miglioreranno. È impossibile che sia tutto sbagliato. Ma quando un superiore ordina ai ragazzi del gruppo di Hans Scholl di non usare la loro bandiera, ma quella del partito, la misura è colma. Hans lo schiaffeggia e per questo viene allontanato. Questo libro illustra come i giovani Scholl, e non solo loro, siano persone che desiderano ardentemente la libertà, che amano il loro paese e capiscono che il nazismo lo porterà alla rovina, come infatti è accaduto. Questa piccola opera, forse troppo piccola ma piena di amore, permette di vedere come attorno a essi si crea una rete di altre persone che volevano opporsi al nazismo. Non solo cattolici, come erano gli Scholl, ma anche ortodossi, socialisti. Incrociamo così figure conosciute come Dietrich Bonhoeffer, il pastore protestante anch'esso giustiziato per aver architettato un attentato a Hitler. Oppure altre figure a noi completamente ignote come Karl Mutt, cattolico, patriota e per questo antinazista. Insomma, non furono pochi i tedeschi che si resero ben conto di che cosa voleva dire il nazismo. E la mia idea è che questi gruppi furono più estesi e radicati di quanto si sappia, e per questo c'è ancora altro da scoprire, da portare alla luce. Forse non ci fu una resistenza organizzata come in Italia, ma qualcosa si mosse. La stessa Rosa Bianca, per idea di Hans, che ne era il vero regista, cercò di gettare le basi in altre città della Germania. Lo scopo era quello, che a noi pare persino folle, di arrivare presto a una sollevazione popolare e a un governo nuovo, degno dei tedeschi. Ma Hans capisce che la Gestapo è sulle sue tracce. Potrebbe fuggire in Svizzera, ma decide di restare e proseguire la sua opera di resistenza per non mettere in pericolo amici, parenti, genitori, che saranno comunque arrestati in seguito. Il libro, oltre ai ricordi di Inge, presenta alcune testimonianze degli amici dei fratelli Scholl. È quella del funzionario di polizia che interroga Sophie dopo il suo arresto all'Università di Monaco. Lui cercherà di darle una mano, cercando di convincerla a dichiararsi poco convinta dell'azione del fratello. Sophie naturalmente rifiuterà questa possibilità e salirà sulla forca assieme al fratello e all'amico Christoph. Costui, prima dell'esecuzione, si fece battezzare. Hans Scholl riesce a scrivere su una parete della cella: vivere a dispetto di ogni male.
una pagina di storia europea che è bene conoscere. Alla prossima è non per la gloria, ma per il pane.